è Gimar che lancia lo sprint, zig zag di Gimar, un finale veramente emozionantissimo. Ecco che Bitossi cambia il rapporto, è ancora Bitossi in testa, è ormai vicino al traguardo, ma anche gli altri sono ormai vicini. Ancora Bitossi, la sua pedalata era leggermente diminuita, ecco che ora Bitossi forza i tempi, forse si volta, forse ha ritrovato la condizione necessaria per questo ultimo sprint, per resistere. Bitossi è ormai a soli 100 metri dal traguardo, Bitossi si volta ancora, forza Franco, ma ecco che anche Basso esce fuori, ecco Basso, ha vinto Basso, primo Basso, secondo Bitossi, poi Gimar, Merckx. Ci sono storie nel ciclismo che entrano nella storia, quella con la S maiuscola. Ci sono storie nel ciclismo che sembrano essere preparate e confezionate ad hoc per rendere immortale questo sport. Ci sono uomini nel ciclismo che entrano nella storia dalla porta principale, grazie alle loro vittorie, e uomini che vi entrano loro malgrado, perché proprio quella storia ha prima voltato loro le spalle, ma poi, forse perché fatta dagli uomini, presa dal rimorso e dal pentimento, li include, rendendoli eterni. Lo chiamavano cuore matto per via di una tachicardia che limitò la sua carriera. 171 vittorie non sono poche. Ma oggi non parleremo solo di vittorie e di sconfitte, ma di uomini che hanno reso il ciclismo una grande passione, in cui le lunghe salite e le pericolose discese, la caduta e il successivo rialzarsi non sono altro che la metafora più significativa della nostra vita. E allora buon pomeriggio, Franco Bitossi. Buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono da casa e ai nostri graditi ospiti. Siamo questa sera con Franco Bitossi, grande ciclista, grande uomo, e nella prefazione abbiamo parlato e sentito quello che era appunto la storia in generale del ciclismo e di Bitossi in particolare. Abbiamo con noi l'amico giornalista da Catania, l'amico e grande professionista Nunzio Currenti, che salutiamo. Ciao Nunzio e buona Pasqua a te e a tutti coloro che ci seguono e anche a Franco Bitossi. Ciao. Buonasera Valentino, grazie, un saluto a Franco Bitossi che finalmente conosco, perché comunque quando diventava il primo re dell'Etna nel 1967 io non ero ancora nato e non ero neanche nato nel 72, però studiando un po' la storia del ciclismo siciliano in questi anni mi è capitato più volte di incrociare il suo nome, ma soprattutto raccontando le ultime ascese sull'Etna. Chiaramente Bitossi nei miei articoli è un nome ricorrente, perché quella prima volta, il 26 maggio del 67, scrisse chiaramente una pagina di storia, una storia che oggi ha tante puntate, con il primo re dell'Etna, Franco Bitossi. Quindi un onore per me essere con lui stasera. E allora intanto salutiamo di nuovo il signor Bitossi e ci daremo del tu giornalisticamente parlando, ma sempre con rispetto per chi veramente ha fatto grande questo sport. E allora Franco, inizi giovanissimo nella tua Toscana, ottieni un bel po' di vittorie da dilettanti, però il primo sigillo lo scrivi con credo la Spring Oil, se non ricordo male, nel 63, nella ventesima tappa del Giro d'Italia, una bellissima tappa dove tu hai raggiunto appunto questo terzo posto, è l'inizio di una lunga carriera proprio in quel Giro d'Italia che ti ha reso famoso poi per tanti motivi che poi andremo a vedere. Arrivi. Guarda, scusa, il giro che stai dicendo non è il 63 ma è il 64. Io parlo del 63 quando tu sei arrivato secondo a Lumezzane dietro Guido Carlesi. Sì, hai ragione. Ok, benissimo. Però devo precisare. Precisiamo. Io sono passato professionista
nel 61 a fine stagione con il Giro dell'Emilia, e ho fatto il Giro dell'Emilia, la Coppa Peccioli, il Giro del Lazio, e poi c'era una gara messa all'ultimo momento, una gara a tappe di 3 giorni, che si facevano 6 semitappe, una la mattina e una il pomeriggio, era chiamata la 3 giorni del sud. Si partiva, mi ricordo, l'arrivo era verso il Campobasso, nel Molisano. E io ho vinto la frazione del secondo giorno da Campobasso a Termoli la mattina, e lì praticamente ho vinto già quando sono passato professionista. Poi non ho fatto più gare perché eravamo a fine stagione, c'era da fare solo in Lombardia, e io non ho partecipato perché è venuta l'influenza, quindi avevo debuttato lì bene vincendo questa semitappa. Poi ci sono stati momenti più bui, e allora si arriva al 63 a Lumezzane. Credo che poi quell'anno lì, da Giovincello, sei arrivato anche terzo nella classifica GPM del Giro d'Italia. Sì, io infatti ero un illustre sconosciuto, perché venivo dal 62, in cui avevo fatto pochissime gare non riuscivo neanche a finirle tutte, anzi sono arrivato a pochissime per i vari problemi, e quello principale era quello del cuore. Poi invece nel 63 appunto ho fatto il Giro d'Italia, e il Giro d'Italia è stata la mia fortuna, perché se non facevo il Giro d'Italia, quel problema al cuore che avevo io, avrei smesso di correre molto prima, no? Non a 78 anni, anche se ci sono stati degli anni, i primi anni, venivo preso dalle crisi di disperazione, insomma di sconforto, perché capivo che potevo arrivare a fare delle belle gare, invece in momenti cruciali mi prendeva questo attacco di cuore, mi dovevo fermare e chiaramente perdevo la possibilità di vincere. Quindi è stata dura per me il primo anno. Poi fortunatamente nel 63 ho fatto il Giro d'Italia, e durante il Giro d'Italia ho capito che dopo 3 giorni il cuore non mi dava più fastidio, e quindi la fortuna mia è stata fare una corsa a tappe e capire che essendo libero dal mio impedimento, dal mio problema del cuore, potevo esprimermi e fare, cioè cercare di fare risultati nelle gare. E infatti in questo Giro d'Italia sono arrivato terzo ai campioni della montagna, ma lottavo per i traguardi volanti con Vito Taccone, che avevamo la stessa età, ma lui era già 2 anni, era professionista, era un campione, io ero un illustre sconosciuto, perché ero sparito da quello che poteva essere la mia vita professionale dopo i dilettanti, che avevo fatto una bella stagione. Quindi, comunque strada facendo ho ritrovato me stesso. Ho fatto prima del secondo posto a Lumezzane dietro Carlesi, il giorno prima c'era la cavalcata dei Monti Pallidi che ha stravinto Taccone, e io lì quel giorno era la fine del giro, sono arrivato ottavo in quel tappone. Questo dimostrava che andando avanti con le tappe Vitossi, insomma, poteva continuare a gareggiare anche di fronte ai campioni. Senti Franco, tra l'altro tu correvi con un altro campione che era Nencini, no? Un altro che ha scritto grandi pagine nel ciclismo, andando a vincere anche un Tour de France. Quanto ti ha dato questo campione, e soprattutto in quel ciclismo di veri uomini, no? Quanto hai ricevuto nei primi anni della tua carriera? Io ero amico di Gastone Nencini perché frequentavamo lo stesso meccanico a Firenze, no? Le biciclette. Quindi mi andavo ad allenare anche da dilettante con Nencini, insomma con altri ragazzi, e quindi ero un suo tifoso ed eravamo in buoni rapporti, soltanto che quando sono passato professionista lui mi ha ripreso un po', perché dice: perché sei andato alla Filco invece di restare, ti facevo passare professionista io. Lui ci era rimasto un po' male. Poi ha creato questa squadra, io ero disoccupato, la Filco cessava l'attività, e mi ha preso in squadra, e devo dire che devo a lui. Io infatti quando si parla di Nencini, ovviamente quando devi provi, no? Parlando del passato, ricordo sempre che lo devo ringraziare tanto, perché l'anno che il Giro partiva, il Giro d'Italia partiva da Napoli, mi ricordo, noi eravamo ad allenarsi lì una settimana a Albano Laziale, perché il manager operava lì a Roma, quindi per averci lì vicino. E devo dire, eravamo in 11 corridori nella squadra,
si dice le combinazioni. Alla vigilia, quando mancavano due giorni alla partenza del giro, nove componenti della formazione erano già sicuri, facevano il Giro d'Italia, e eravamo rimasti fuori due. Il ballottaggio era fra me era di Avezzano, amico di Falcone, rivale di Falcone, e ora c'è Cervellini, mi sembra Cervellini. Quindi voglio dire, no, io ero alla vigilia del Giro d'Italia in ballottaggio per il decimo posto, quindi, perché risultati non avevo fatto niente, e Nencini lì è stato importante, perché mi ha imposto lui di partecipare al Giro d'Italia, e la fortuna mia è stata fare il Giro d'Italia, come dicevo prima, perché facendo una cosa a tappe, dopo tre giorni il mio cuore mi lasciava in pace e io potevo dare quello che potevo dare. Salutiamo intanto Giuseppe Girolamo, a cui facciamo anche gli auguri di una buona Pasqua, che sta entrando adesso. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie a voi, scusate per il ritardo, ero indaffarato un attimino in redazione per la conclusione del Giro delle Fiandre. E allora, adesso andiamo a parlare del 64, dopodiché fuoco alle polveri con Nunzio e Giuseppe. E allora, nel 64, caro Franco, ottieni una vittoria nella terza tappa del Giro d'Italia, che arrivava a San Pellegrino, poi un secondo posto che nella tappa, la dodicesima, che arriva a Roccaraso, poi un secondo posto a Castel Gandolfo nella quattordicesima, vinci a Livorno la sedicesima tappa, secondo posto ad Alessandria nella diciottesima, e addirittura poi vinci, il nome già fa solo impazzire di gioia, la Cuneo Pinerolo. Poi arrivi secondo a Biella, arrivi al decimo posto nella classifica finale e primo nel Gran Premio della Montagna. Probabilmente quello è il giro, diciamo, forse più equilibrato tra quelli che ha vinto anche Till, no? Per una manciata di secondi su Italo Zilioli, se non ricordo male, ma lì effettivamente è sbocciato Franco Bitossi, è sbocciato come campione, è sbocciato come atleta, e sicuramente forse meritavi di più in quel giro. No, nel giro sì, sono andato veramente forte. Ormai ero anche convinto di fare un bel giro, perché avevamo fatto prima il Giro di Romandia, prima del Giro d'Italia, e quindi lì in quelle 4-5 tappe mi ero sentito meglio, ho cercato di dare una mano ai compagni di squadra e avevo fatto delle belle corse. E in questo Giro d'Italia ho vinto subito il terzo giorno, e devo dire grazie a Nencini, perché mi ricordo sulla Presolana a metà salita improvvisamente mi è preso questo attacco di cuore e mi sono dovuto fermare. Quando le pulsazioni sono tornate normali, sono ripartito e ho trovato Nencini, che era rimasto staccato dai primi su questa salita. E insieme siamo rientrati vicino a Bergamo. Quando siamo arrivati a Bergamo mi ha chiesto come stai. E tu, ma mi sembra di stare bene, perché le avevo dato un aiuto in salita, qualche spintarella, insomma, no? E sta bene, ma vai davanti che nascerà una fuga. Io sono andato davanti al gruppo, dopo un po' è nata la fuga, ero dentro e siamo andati all'arrivo e ho vinto quella tappa. E quindi da lì, diciamo, quando uno mi chiede ma quale vittoria ricordi più facilmente, io dico, per me non posso dimenticare San Pellegrino Terme, perché è stata per me la vittoria che mi ha portato definitivamente, mi ha fatto capire che potevo fare il corridore ciclista. Bene, a questo punto Nunzio e Giuseppe Bitossi, è tutto per voi. Vabbè, lascio la parola. Inizia Nunzio, non fosse per l'età anagrafica, è molto più vecchio di me. No, il più grande sei tu. No? Comunque, andiamo al 67 subito. Me la racconti quella giornata sull'Etna? Ma è stato un Giro d'Italia che io ho sofferto tanto, non andavo troppo bene. E poi dopo abbiamo scoperto anche il perché. E lì è stata dura, non era facile vincere sull'Etna, insomma, era una salita insolita, su una montagna dove c'è un vulcano, eccetera, eccetera. E lì nel finale della salita, gli ultimi chilometri, non mi ricordo quanto vicino ad arrivo,
ci siamo sganciati tre corridori, quattro così, c'erano persone che andavano in spagnolo e andavano forte tutti gli spagnoli in salita. Infatti ho controllato quest'altri compagni di fuga e ho vinto abbastanza facilmente. È stata una vittoria importante, però dopo non ha servito niente rispetto a magari al 65, al 66 gli anni prima. E poi ho scoperto dopo qualche mese avevo un problema, avevo contratto la tenia, il verme solitario era quello lì che mi faceva fare brutte figure alle gare, e i dirigenti e gli amici pensavano io facessi la bella vita perché nel finale crollavo sempre. E invece poi alla fine, prima che finisse la stagione, quell'anno nel 67, mi sono accorto di questo problema che avevo, e ho tolto la tenia, mancavano 6-7 gare alla fine, e appena tolto questo verme, ben solitario si chiama, ho fatto 3 secondi posti, 2 terzi posti, e poi ho vinto le ultime 2 gare, l'Agostoni e Lombardia. E questo dimostra che magari uno non ottiene risultati, si pensa chissà che cosa, oggigiorno però magari queste cose difficilmente possono accadere perché i ciclisti, gli atleti sono controllati bene, insomma, diciamo, non tutti fanno, si fanno esami di tutti i tipi per scoprire il motivo per cui uno non rende, e quindi sarebbe più facile scoprire un problema se un corridore ce l'ha, un atleta ce l'ha. Senti, quest'anno si è arrivato sull'Etna da un altro versante, no? Quello di Piano Provenzano, ma di quel giorno si arrivò a Rifugio Sapienza, mi dici il ricordo che hai della gente? Perché dalle immagini video c'era un pubblico straordinario praticamente addosso quasi quasi ai ciclisti, e se c'era un forte vento, mi confermi questa cosa del forte vento? Si va parecchio in là nel tempo. Posso ricordare la vittoria e insomma come è andata la salita, e che ho vinto, sono rimasto lì nella battaglia e ce l'ho fatta a vincere, però nonostante ho vinto non ho vinto molto facilmente, insomma ho vinto soffrendo, quando si vince soffrendo tanto e quando spariscono anche tanti ricordi. Giuseppe. La gente c'era. Giuseppe. Logicamente via, e come in altre parti d'Italia, insomma, il pubblico, non è che la Sicilia, specialmente a quei tempi là, era un po' lontana dal centro dell'ambiente del ciclismo, specialmente per andarci laggiù, però il pubblico è sempre stato, io mi ricordo le altre gare poi che ho fatto in Sicilia, ci ho fatto tante volte con sia il Giro d'Italia, sia il Giro della Sicilia e altre gare che si facevano, il pubblico è sempre stato eccezionale. Intanto Giuseppe, intanto stiamo vedendo quella tappa appunto, esatto, che porta sull'Etna, no? È l'arrivo questo qua. Sì, è l'arrivo. Ecco la sua vittoria, splendido pubblico, ecco, bellissimo scatto finale e poi è il trionfo. Non so se Franco se lo ricorda o ha mai visto o rivisto queste immagini. L'ho rivisto e me la ricordo, insomma, ecco, tutti i particolari, 3-4 corridori, diciamo, poi il gruppo era lì vicino, non è che era lontano. Tra l'altro io ci sono ritornato lì sull'Etna, ma non in bicicletta, quando hanno organizzato una gara di cicloamatori lì a Nicoloso, come si chiama il paese? Nicoloso. No? Mi hanno invitato alla presentazione di questa manifestazione, sono andato giù in Sicilia, e mi hanno portato su, però dove sono arrivato io, cioè, mi sembra è cambiato molto da quando nel 68 lì è sparito, è venuto il piazzale. Sì, ma per la cronaca dobbiamo dire che hai battuto per 3 secondi Gonzales e poi per 9 secondi Schiavon. Sì, erano gente che andava in salita, scalatori, sia D'Angeli, Schiavon che Gonzales e D'Angeli in maglia rossa. Giuseppe. Sì, capito. D'Angeli, ora non mi ricordo chi aveva la maglia rosa, comunque non aveva importanza per me, era importante vincere quel giorno e dimostrare qualcosa, insomma, perché quando si va a fare una gara a tappe si cerca, prima si cercano i successi di tappa e poi se c'è la possibilità anche quella finale, ma io purtroppo per il Giro d'Italia non è che ho avuto
non ho avuto neanche la fortuna. Franco, le hai riviste più le tappe invece del Giro d'Italia sull'Etna, gli altri arrivi poi in questi anni, le hai riviste? Le ho riviste tante, sì, sì. Questa cosa che ti ricordavi quando rivedo un arrivo sull'Etna, ripenso a me che tanti anni fa ho avuto la soddisfazione di essere un vincitore. Tra l'altro vi devo dire che io ero, sembra strano, ma io ho vinto anche sul Vesuvio. Ho vinto il Giro della Campania sul Vesuvio. Vero, è vero. Poi ci arriveremo. Cinque anni dopo. Giuseppe. E niente, che dire. Grazie per l'invito innanzitutto a Valentino, ben ritrovato a Nunzio Currenti, un saluto caloroso a Franco Bidossi. Perché un saluto caloroso? Perché io sono del 1973, l'epopea di Franco Bidossi non l'ho vissuta completamente, perché nonostante tutto avessi un padre che era appassionatissimo di ciclismo, a 2 anni, quando lui forse smetteva di correre, non ho avuto modo e tempo di poter ammirare le sue gesta, perché parliamo del professionista forse nei primi anni 60 fino al 75-76. Però quando si parlava di Franco Bidossi, la cosa che colpiva più di tutti era il nomignolo, cuore matto. Perciò non ti puoi affezionare a un nomignolo del genere. Sai, è come noi giornalisti ne sappiamo qualcosa. È come un bell'articolo, anzi un fantastico articolo che non ha però un titolo accattivante. Non è la stessa cosa, perciò... Franco Bidossi, detto cuore matto, rimarrà sempre nell'epopea del grande ciclismo, anche per le sue gesta. Non so se ha visto il Giro delle Fiandre che si è disputato oggi con la vittoria di Casper Asgren. Sì, sì, l'ho visto, l'ho seguito gli ultimi 80 chilometri, ho visto tutto il finale. Che ne pensi del ciclismo di oggi? C'è stata una bella gara, c'è stata una bella battaglia. Sono emersi corridori veramente forti, insomma lì ci sono ora in giro 4-5 ciclisti che veramente hanno delle grosse aspettative davanti. Qual è la peculiarità che contraddistingue il ciclismo dei due tempi, parliamo 1970 giù di lì, con quello dei giorni attuali? Prima eravamo un po' più avventurosi, insomma non c'era l'organizzazione che c'è ora. Oggigiorno i ciclisti, parlando di sport, ma come anche gli altri sport, sono seguiti sotto tutti gli aspetti, sotto controlli medici, controlli continui, si cerca di tenere sempre al massimo della condizione dell'atleta. Quindi prima invece eravamo un po' più diciamo fai da noi, insomma, sì, in medio c'era in medio di famiglia, ti seguiva, poi trovavi qualche consiglio da altri ex corridori o direttore sportivo, però insomma la cosa era molto diversa dai giorni di oggi, dai. Tutto diverso, oltre che i materiali, tutti i materiali, dalla bicicletta alla tenuta, dagli scarpini, ogni cosa, poi c'è tutto il resto, c'è un'organizzazione a livello importante, quindi si sa quando un ragazzo, un ciclista, un atleta è in condizione, lo sappiamo per i vari valori, cioè hanno dei telefonini, degli aggeggi sulla bicicletta e controllano tutti i battiti del cuore, lo sforzo che devono fare o non fare, limitarsi. Allora si andava un po' a sensazioni, tutta a sensazioni, sia gli allenamenti sia il resto, insomma. Se non mi sbaglio, la tua partecipazione... Campare nelle crisi prima, oggigiorno le crisi è più difficile perché l'alimentazione ora si vede, no? Ci sono queste barrette che portano nelle tasche così e quindi reintegrano velocemente. Prima succedeva tante crisi di fame, si chiamavano crisi di fame, ma insomma non erano crisi di fame, era una sbagliata alimentazione. Se non mi sbaglio, però, la memoria non mi inganna, il tuo unico Giro delle Fiandre è stato nel 1969, vinto da una persona a caso, uno qualunque, Eddy Merckx, che stracciò la concorrenza. Mi ricordo che il secondo fu Felice Gimondi quasi a 6 minuti, poi arrivò basso e quarto facesti tu. Che ricordo hai di quell'edizione del Giro delle Fiandre? E ci puoi un pochettino identificare questa gara che viene
praticamente descritta come la più bella del calendario internazionale per quanto riguarda le gare di un giorno. Devo dire che è un piacere riparlare del 1969 Giro delle Fiandre, perché ho alcune cose da dire, perché io ero lì quel giorno e vi devo dire che sono andato forte, ma forte. È stata una tappa, una gara tremenda, perché poi da metà gara in poi, ma anche prima, maltempo, neve, pioggia grande, succedeva di tutto. Ma io ricordo facilmente, volentieri, e sono orgoglioso, perché Mezzo era il 69, lui è arrivato nel 68 in Italia, ha vinto il Giro d'Italia e poi vinceva già due Sanremo, insomma era un grosso corridore, però non c'erano rapporti che poi magari ci sono venuti dopo. Allora mi ricordo, eravamo rimasti in una ventina di corridori, e era metà gara poco più, per una caduta che c'era stata in gruppo, non mi ricordo, non so, eravamo questo gruppo, io avevo alcuni compagni di squadra anche con me, e abbiamo trovato da fare il muro di Gramont. Era il muro di Gramont, aveva la strada prima della chiesa, quando si gira era ancora il pavè, anche quello lì, quindi era duro. Mi ricordo che Merz si è messo in testa, a uno si sono staccati tutti, e quando siamo arrivati nell'ultimo tratto e porta su alla chiesa, io sono partito e l'ho staccato una trentina, 40 metri, ho scollinato, scendendo lui mi è arrivato, mi ha preso, io gli ho chiesto il cambio, lui è rimasto a ruota e non mi ha dato mai il cambio. Abbiamo fatto un chilometro o due, poi sono rientrati gli altri, alla prima curva lui è partito, e lì per lì, sai, era lontano d'arrivo, siamo rimasti un po' fermi. Ma è stato un momento, ho capito che più nessuno si muoveva. Allora ho provato due o tre volte a cercare di andare sotto a Merce, ma Merce non ce l'ho fatta prenderlo. E poi devo dire che andando per questi 90 chilometri che lui ha fatto davanti da solo, dietro chi aveva freddo, chi aveva fame, chi non... Insomma, quello che ha tirato più di tutti per andare all'arrivo sono stato io. E poi alla fine Gimondo è andato via nel finale gli ultimi due chilometri, l'altro mi ha battuto in volata e ho fatto solo un quarto posto. Però onestamente, se avessi conosciuto Merce, ci fossero stati i rapporti che c'erano dopo, sicuramente il Merce non avrebbe non collaborato con me, avrebbe collaborato, magari mi avrebbe portato anche all'arrivo, perché sicuramente io non avrei vinto. Però quel giorno veramente sono andato forte, e mi dispiace il fatto proprio che mi sia lasciato andare via subito, perché lì potevo fare molto meglio. Ho tirato tanto, ho lavorato tutti tutti, però ho raccolto poco, però ho fatto una bella gara. Valentino, mi permetti di anticipare una domanda, non so se ce l'hai in scaletta, però la vorrei fare. Vai. Io perché ce l'ho proprio nel mio intimo di fare questa domanda. Vai. A Bidossi, che ha fatto la fortuna nel 1972, quel mondiale di capo di morti giornalisti, perché riuscirono a fare il titolo a sensazione, uno dei migliori nel ciclismo, quel colpo basso a Gappo, che cosa ti ricordi di quel 1972, di quel mondiale che tu perdesti proprio sulla linea d'arrivo, proprio perché Marino Basso ti rimontò e riuscì a soffiarti la vittoria proprio all'ultimo metro? Ora ricordo che quel giorno ho avuto una grande delusione, diciamo la delusione più grande della vita da ciclista, perché essere a pochi metri dal traguardo e pensare all'ultimo chilometro ho vinto e poi invece perdere è stata dura. Per una decina di giorni io dormivo male, e poi logicamente passa tutto, anche le brutte situazioni si risolvono, perché la vita va avanti e niente, ora ci rido un po' sopra quando vedo questo arrivo e mi vedo tutto che vado di qua e di là, spingo con le spalle ma non spingo più con le gambe. Questo voleva dire, mi sono impiantato, una colpa principale è mia, Franco, perché ho sbagliato salendo, perché la divora si scendeva all'ultimo chilometro, si scendeva e poi tutto dritto si ricominciava a salire, vento forte, trasversale da destra, io ero, mi tenevo a destra riparato da tutta la gente che c'era sulla strada e mi riparavo dal vento, ma quando ho cominciato la strada a salire ho scalato dei denti più agili
e lì per lì mi sembravano troppo agili, vedevo l'arrivo che ventolava, mi sembrava di toccarlo con le mani, ho rimesso dentro ancora due denti in più sul rapporto dietro, mi sono alzato su pedali, ho fatto neanche 100 metri e le gambe a un certo punto tac, mi si sono bloccate, e a quel punto lì ho cercato di andare, soltanto che dietro vedevo, non potevo vedere dove erano i seguitori, perché avevo da primo due macchine che mi pedivano la visibilità. Allora cercavo di spostarmi verso il centro per vedere dove, cosa facevano dietro. C'avevo due compagni, quindi potevo essere protetto anche un'altra. E io sono andato anche nel vento, anche quello è stata una conseguenza. Probabilmente se io non mi giravo e andavo a dritto a destra, se io non cambiavo i rapporti due volte e mandavo il rapporto agile che avevo messo la prima volta, sarei arrivato. Quindi ho commesso tanti errori e magari probabilmente dietro non mi hanno protetto come mi dovevano proteggere. Se fosse stato oggi sarebbe stato diverso, si poteva vedere meglio tutto quello che era accaduto. È stato un dispiacere, però devo dire che nella sconfitta io ora non ci penso più, logicamente la prendo come un risultato negativo, come un altro, insomma, sai, quando sei dentro lì la maglia è ridata, fa gola a tutti, no? E quindi se la perdi per un niente ci rimani un po' male, ma logicamente bisogna essere capaci di superare tutto. Rivivendo e risentendo e rivedendo le immagini Rai di quel mondiale GAP 1972, il maestro di tutti noi, cioè Adriano De Zan, continuava a dirti: non ti girare Franco, non ti girare Franco, non ti... e tu ti giravi in continuazione. Credi che è stato quello l'errore più grande che tu hai commesso in quell'ultimo chilometro? Sì, sicuramente ero uno che errori cercavo di non commetterli, però quel giorno e l'ho commesso, sai, era la prima volta e lottavo anche per un titolo ridato e ci sta tutto. Avevo corso bene perché l'anno prima a Mendrisio a campionati mondiali sono andato in fuga troppo presto, eravamo in quattro, avevamo fatto 160 km di fuga senza andare al massimo, senza andare mai al massimo, così. E tant'è vero che poi dopo ci hanno ripreso, perché eravamo quattro, un belga non tirava, logicamente era un amico di Merse, e ci hanno ripreso, ma io stavo ancora bene, e mi diceva, si scendeva leggermente da Mendrisio, poi si saliva, la salita che c'era nel circuito, ero ancora al gruppo, il gruppo si è rotto, sono andati via a 15 corridori, e io sono rimasto fuori, ma perché ero dietro, mi ero un po' lasciato andare, e infatti sono arrivato al sedicesimo, questo voleva dire e stavo ancora bene. Quindi a GAP l'anno dopo ho cercato di non fare quegli errori e ho corso con intelligenza. E devo dire una cosa, però: per vincere un campionato del mondo non si può essere altruisti, troppo altruisti in rispetto delle consegne nella squadra. Bisogna essere un po' egoisti, e tanti che l'hanno vinto il campionato del mondo hanno vinto proprio un po' di egoismo, il ciclista lo deve avere, l'atleta lo deve avere. E io lì mi era capitato, quando è nata la fuga, una fuga con Merse, sono stato il primo ad andare con Merse, mi chiedeva il cambio, io non gli ho detto no, non posso tirare perché ci sono gli altri dietro, se riusciamo a fare la salita e poi siamo ancora noi due posso tirare. Se io invece avessi collaborato con lui, sarei andato ad arrivo con lui, magari arrivavo secondo lo stesso. E invece sono arrivati gli altri, è andata come è andata. Dai. Franco, diciamocelo francamente, probabilmente quel mondiale ti ha segnato la carriera, la vita, e probabilmente ti ha reso più immortale. Non so se hai sentito le parole poco fa di Roberta, no? Che ci sono delle sconfitte che ti rendono forse più noto al mondo e più immortale al mondo e più forse di una vittoria. Quel mondiale è drammatico, no? È la metafora della vita, no? Proprio nei minuti finali, nei minuti, nella fattispecie, nei due metri, tre metri finali, sei stato raggiunto quando già avevi l'urlo della vittoria in gola. E, volendo fare una specie di esame di storico di quel mondiale, è sicuramente uno dei più belli
che noi abbiamo visto, al di là poi di chi ha vinto o chi ha perso, ma forse è il più romantico dei mondiali per come si è materializzato, no? Una sfida fratricida tra te e Basso, e sicuramente chi in quel podio c'erano gioie e lacrime, dolore e grande soddisfazione. Come diceva Roberto, la metafora appunto della vita. È vero, sì, è vero, sì, c'è stata... Io che avevo la vittoria in mano, l'ho persa, lui invece se l'è trovata, lui rideva, io piangevo, è andata avanti. No, e poi è stato anche un momento, io avevo già perso il Giro d'Italia, il campionato italiano pochi giorni prima, insomma, non era tanto, avevo fatto il campionato italiano, ero arrivato secondo a Ponte Decimo, dietro il Gimondi che è andato via, e quindi due secondi posti importanti così, ho avuto un momento di abbattimento perché volevo quasi smettere di correre. Poi invece è nata la San Montana, via Empoli, allora con Martini che faceva il direttore sportivo, dice no dai Franco, dai, continua a correre, continua a correre, e lo devo ringraziare perché continuando a correre ho avuto la soddisfazione di levarmi delle grandi soddisfazioni ancora. Lì però era arrivato un momento che mi era andato talmente giù di morale che ero disposto quasi a smettere di correre. Sarebbe stato un grave errore perché ho dimostrato poi in alcuni ho vinto ancora un campionato italiano, ho fatto terzo ai mondiali poi in San Cristoba quando ha vinto Mosere, quindi ho vinto tante gare, ancora tappe al Giro d'Italia, ho vinto ancora parecchio, quindi no, ho avuto la fortuna insomma di resistere e ho trovato le persone che mi hanno fatto continuare e mi sono divertito ancora alcuni anni. Senti Franco, poi coinvolgo anche gli altri. Tu hai parlato, per la verità Giuseppe ti ha dato un piccolo spunto iniziale, no? Dicendo di parlare anche di un ciclismo diverso rispetto a quello di oggi. Abbiamo visto il Giro delle Fiandre, ma volendo fare un passaggio indietro nel tempo, poi in questo vorrei coinvolgere anche sia Giuseppe che Nunzio. Stiamo parlando di nomi come Felice Gimondi, che io ho conosciuto a Paladina, ma parliamo di Pulidor, parliamo di Anquetil, parliamo più avanti ovviamente, di Merckx, di Fuente, parliamo di ciclisti che hanno segnato un'epoca e hanno probabilmente dato a quello sport un valore immenso, e tra questi Panizza, i Beccia, i Bitossi, i Baccaglin, i Baronchelli, ecco, anche Dancelli, Nencini. Nencini, ecco Franco, ti faccio una domanda secca, molto secca. Erano uomini diversi, con principi diversi, con valori diversi, anche se poi l'umanità probabilmente è sempre stata e sempre sarà uguale, magari con tonalità diverse, ma poi il significato è sempre quello, il valore. Ti volevo fare una domanda secca. Chi era Alfredo Martini? Alfredo Martini era una grande persona, un uomo che rifletteva molto, che era capace di darti dei consigli giusti. E io tra l'altro voglio dire che l'ultima stagione da dilettante, ho fatto 3 anni da dilettante, io ho cominciato a correre un po' tardi, ho cominciato a correre, avevo 17 anni, ma a fine stagione ho fatto solo 4 gare come junior, se ora. Poi a 18 sono partito dall'inizio e ho vinto 10 gare, secondi posti, sono andato bene, insomma. Poi da dilettante te ancora 3 stagioni, l'ultimo anno ero passato da una società alla Porta Romana di Firenze. Porta Romana di Firenze, che i dirigenti, c'erano alcuni dirigenti che erano amici di Alfredo Martini. E allora mi hanno detto: guarda, che con noi nella squadra puoi avere la consulenza di Alfredo Martini, qui là sotto e sopra. E allora io, logicamente, quando ho cominciato ad allenarmi, passavo spesso da Sesto Fiorentino, mi fermavo il negozio da Alfredo e quindi mi ricordo, mi capitava di avere dei giorni magari che non mi sentivo bene, e capita, no? La bicicletta non va, si sente,
le gambe non girano, una cosa o un'altra. Allora magari mi fermavo lì e gli dicevo, sto così, non mi sento bene, non vado, non riesco. Allora lui diceva, no, guarda, non ti preoccupare, ma capitano questi momenti. Anche se ti alleni, magari senti che non è la giornata buona, no? Non ti preoccupare, ti compri un panino. La prima fontana che trovi, dopo la salita ti prendi il panino, poi riparti, vedrai che dopo ti passa. E io mi ricordo sempre di questi consigli che mi ha dato lui quando avevo 21 anni, 22, anche da professionista, primi anni, mi fermavo da Alfredo. E mi diceva, ricordati, l'allenamento deve essere un allenamento buono, cioè fatto bene quando tu, dopo aver fatto tutto un percorso, salite, discese, eccetera, affronterai l'ultima salita del giorno, devi arrivare in cima alla salita con le gambe stanche, ma ancora a posto, in modo che quando dopo vai a casa senti che la gamba spinge bene e non senti fatica, e allora vuol dire che l'allenamento è stato buono. Forse gli ho dato troppo ascolto, perché negli allenamenti non è che mi ammazzavo, Io credo di aver capito principalmente, ora lo fanno capire i tecnici e gli strumenti, no? con i controlli che fanno, ma io sono riuscito a capire quelle che erano le mie necessità per allenarmi. Tante volte con gli amici di sempre, professionisti che della zona, che si programmava magari un allenamento, tanti mi dicevano, no, io voglio fare un allenamento diverso, voglio fare più chilometri, perché tu ne fai meno, perché tu qui, tu là, io mi allenavo in una certa maniera in base a come mi sentivo. Se non stavo bene non andavo a sforzarmi per cercare di trovare e stare bene. Andavo piano, poi magari un giorno programmavo 200 km e ne facevo 100 perché non ce la facevo né 200, non lo facevo il programma, facevo il programma in base a come mi sentivo. Soltanto dovevo arrivare a casa bene, che avevo faticato, che le gambe erano a posto e che poi potessi ottenere i risultati quando facevo la gara. Nunzio e Giuseppe. Io penso di interpretare il sorriso di Giuseppe di ammirazione, no? Perché stiamo ascoltando oggi la storia del ciclismo, una storia che non abbiamo chiaramente vissuto, e per amanti come noi di questo sport credo che stasera c'è da restare ammaliati, perché proprio quella che sto sentendo stasera è davvero proprio un racconto, un libro proprio di tanti tanti anni che abbiamo rivissuto attraverso cifre, dati e arrivi, no? Un dato che mi colpisce è la partecipazione costante al Giro d'Italia per 15 edizioni e al Tour de France 2 volte. Il rapporto quindi col Giro d'Italia è perché così poche volte al Tour de France, solo 2 volte, peraltro con buoni risultati quelle volte in cui sei andato. Allora, dunque, io purtroppo la mia carriera è stata, come si sa, compromessa dal cuore, dalle estrasistole e dalle tachicardie che mi prendevano in corsa. Come ho detto, ho avuto la fortuna di fare una corsa a tappe, perché altrimenti avrei smesso di correre a 22 anni, 23 anni. Mentre con le corse a tappe, dopo 3 giorni il cuore non mi dava fastidio e potevo ottenere i risultati che erano nelle mie possibilità. Infatti, se si guarda il mio palmarès, fino a 28 anni io gare di un giorno ne ho vinte poche. Ho vinto il Giro del Lazio, ho vinto in Lombardia nel 67, però non vincevo. Fino al 68, nel 68 improvvisamente il cuore non mi ha dato più fastidio. Quindi anche nelle gare di un giorno io potevo lottare, ma prima non potevo lottare per le gare di un giorno. Io mi ricordo mondiali, la prima volta ho fatto mondiali ai Nürburgring, mi sono dovuto fermare per il cuore. Quindi non c'è stato, proprio avevo questo handicap, e quindi la mia carriera ha subito, diciamo, sono arrivato a 28 anni, 29, quando ormai la mentalità per le corse a tappe, sì, per le corse brevi magari sì, ma per le gare lunghe ero tagliato fuori per tanti anni. Il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno andavo fuori classifica, e quindi non ho potuto più lottare, insomma, che dopo era tardi, sono arrivati i campioni più forti di me, era difficile anche vincere,
e quindi la cosa è andata così. Non so cosa, cosa posso dire in più. Nel 66, diciamo che vai a fare il Tour de France. In quel Tour de France vinci una tappa, intanto, quella che arriva a Caen, no? Sì. Ecco, batti tra l'altro Planckaert, no? Rick Valloy, Janssen, cioè stiamo parlando di nomi terribilmente importanti. Che ricordi hai di quel Tour de France? Che tra l'altro poi nell'altra tappa di Torino, quella che arrivava a Torino, la Brianson Torino, vinci di nuovo battendo lo spagnolo Gomez del Moral e poi Fezzardi che arriva terzo. Ecco, quel Tour de France lo hai fatto molto bene, e che ricordi hai della Grand Boucle? E beh, allora, tanto si faceva il Giro d'Italia e poi si andava a Tour de France, era la prima volta a Tour de France, non avevo ambizioni da classifica, io ho cercato di ottenere risultati nelle gare, nelle tappe. E quella di Gap è un ricordo bellissimo a Gap, ma perché? Perché è successo che quel giorno noi della squadra Filotesse eravamo tutti pronti per dare una mano a Carlesi, perché voleva cercare lui di vincere la tappa. Quindi quando un corridore parte e può puntare a una vittoria di tappa, Carlesi è stato un grande, no? Aveva già vinto, ha fatto seconda a Tour de France. E siamo stati tutti d'accordo per dare una mano a Carlesi, cercare di mandarlo nella fuga, proteggere se andava via della gente, andare a riprenderli. È stato un parecchio lottare là davanti a fare queste cose qui. A un certo punto Carlesi, questo, non riusciva a ottenere la fuga, nulla, e siamo retrocessi in coda al gruppo. Io mi ricordo, a una decina di chilometri neanche, si stava entrando lì nel paese di Caen, e eravamo in coda e Carlesi parlava con anche Tir. E io logicamente stavo dietro a loro, no? Perché erano dei maestri, e parlavano così, no? A un certo momento lì fu a Carlesi: dai Guido, manca poco all'arrivo, ancora c'è tempo, andiamo, ti porto davanti, no? Ti porto davanti. No, lasciami stare, e tutti i giorni siamo stati là a battagliare, non c'è stato verso di fare la fuga, vai, se tu vuoi andare davanti, vai pure tu. E io così, inconsciamente, ho cominciato a rimontare il gruppo, ma si rimontava male perché la strada stretta, il gruppo nel finale, no? Mancavano 10 km d'arrivo, non riuscivo a rimontare fino in cima. A un certo momento siamo da questo paese, questa città, ci hanno fatto scendere giù in una vallettina, ed era come un vecchio autodromo, non lo so, un parco, con la strada grandissima. Una volta andati giù dentro, io ho cominciato a rimontare, c'avevo lo spazio, e rimonta, a fare un chilometro e mezzo o più di questo, perché l'arrivo scendeva da questa parte, l'arrivo dalla parte opposta, si doveva passare sotto l'arrivo, fare un giro completo e arrivare. Quando io sono arrivato in cima alla fila del gruppo, che era la squadra di questi di questo Planckaert, che lì la Flandria che tirava la volata a Planckaert, io ho continuato, l'ho raggiunto, sono passato d'accanto e sono partito. E niente, ho vinto con 10 con 50 metri. L'altoparlante dalla parte opposta, gli ultimi del gruppo erano ancora dalla parte di Juan, no? E l'altoparlante diceva: Pitossi, vince Pitossi, cagna Pitossi. Anche Til, che era sempre in coda con Carlesi, e gli dice: no, è incroyable, se va possibile, ma come era con noi ora, come ha fatto a vincere? Anche Til è rimasto meravigliato che io avessi vinto quel giorno la tappa, perché a pochi chilometri all'arrivo ero in coda con loro. E lì con anche lì c'è stato un bel rapporto, perché era veramente un personaggio, è un uomo che aveva un carisma ed era una persona molto molto per bene. Senti Franco, tra l'altro nel 65 tu avevi vinto anche il Giro della Svizzera, se non ricordo male, no? Sì. Ecco, quindi un anno particolarmente importante. Io ho vinto la prima corsa a tappe della Svizzera 65. E beh, ho vinto abbastanza bene. È stata dura perché
noi dal Giro d'Italia siamo andati in Svizzera, ma probabilmente in viaggio, una cosa o un'altra, la prima tappa il giorno, siamo arrivati il giorno dopo, eravamo un po' imballati e quindi è andata via una fuga, ha preso diversi minuti, siamo rimasti fuori gli italiani. Con me c'era anche Mugnaini che correva in un'altra squadra, ma comunque come italiano anche lui è rimasto fuori. Quindi per vincere questo giro ho dovuto lottare dopo tutti i giorni per poter recuperare quei minuti che avevo perso prima. È stata una bella soddisfazione perché c'erano abbastanza corridori importanti e non c'erano grandissimi campioni, però insomma è sempre una vittoria e ho battuto i corridori che andavano abbastanza bene, insomma, hanno fatto la storia del ciclismo anche loro, insomma. Nunzio Giuseppe. 1965 è il giro di Vittorio Adorni, no? Che ricordo hai di quell'anno, perché poi peraltro fu un anno in cui tu hai vinto la classifica degli scalatori ed è passa alla storia quel giro perché ci fu la bella famosa cronometro Catania-Taormina dove Vittorio Adorni vinse e andò poi a indossare la maglia rosa al posto di Mealdi e da lì la portò fino alla fine. Tu vincesti la penultima tappa e poi ti indossasti la maglia di scalatori. Che ricordo hai? Intanto mi ricordo il cronometro Catania-Taormina che mi ha preso Gimondi e partiva dietro di me e mi ha lasciato per strada nella cronometro. E mi ricordo. Poi è stato un giro che io sono andato forte, però in tante occasioni ho aiutato Carlesi. Carlesi ha vinto due tappe quel giro lì e io ho dato una mano, ma però io andavo forte ma buttavo via energie in modo sbagliato e Adorni era imbattibile assolutamente, però io ho perso l'occasione di fare un piazzamento nei primi tre, l'ho buttato via nell'ultima tappa di montagna a Madesimo quando ho cercato di fare terzo ad arrivo invece di preoccuparmi di quelli che erano davanti a me in classifica e erano staccati e di quelli che come tacco mi è passato avanti andando via, prendendo poi i secondi. Per una ventina di secondi ho perso dall'ottavo punto per arrivare terzo, quindi ho fatto un errore perché non avevo la mentalità del corridore da corsa a tappe. E le corse lunghe a tappe non erano. Io ho cominciato male, ho cominciato ad essere corridore a puntare a tutto a 28 anni in poi e quindi era belle tardi. La mentalità mia era il traguardo, tagliare il traguardo era quella cosa più importante. Poi non ho i tempi per la classifica finale, ormai non ce l'avevo più nella testa per delle grandi giri. Per le piccole cose a tappe come la Tirreno Adriatico, Catalogna, che ho vinto, il Giro della Svizzera, in queste cose qui riuscivo a esprimermi, ma non perché nel finale andavo nei giri calavo. Io nel finale ho fatto sempre delle bellissime tappe di montagna che ho vinto, insomma, non ci sono stati problemi da quel lato lì. Era tutta una questione di testa, un po' il fatto che al cronometro magari potevo perdere del tempo, e certe volte all'inizio non c'era una squadra valida, insomma, un insieme di cose e il mio cervello forse non era pronto e non era disposto a fissarsi subito su quell'obiettivo lì, ma io ricorrevo a tagliare il traguardo davanti, capito? E così è andata. E 65 dicevo, sono andato forte, ho lottato con Gimondi, sono arrivato in salita, mi ricordo, ho fatto delle belle lotte, però alla fine ho vinto proprio con l'ultimo tuffo, che era quello di a Brescia, arrivo sul castello, e era l'unica occasione per poter vincere una tappa del Giro d'Italia. Nonostante avesse fatto un grande giro e fosse andato forte, però succede. Senti Franco, sì. Probabilmente in quel periodo vi erano dei ciclisti completi, no? Perché tu alla fine sostanzialmente eri uno scalatore, ma anche un uomo che allo sprint ti facevi valere molto. Certo, non eri il grande sprinter sicuramente, però si era più completi, o no? O sbaglio io? Beh, insomma, ancora ci sono, ma non tanti, ma esistono ancora, eh. Non sono tanti quelli. Oddio, il più grande penso sia stato Merce, perché lui batteva velocisti, un gruppo di 100-200 corridori, poi vinceva con nome e poi vinceva ai Blockhaus. Però ci sono stati altri corridori, cioè, come Tancelli, era uno veloce, Motta, un altro grandissimo, Motta
era passato un periodo molto, per me era il più forte corridore italiano, insomma, aveva classe, era bello in bicicletta, aveva tutto, veloce, andava a cronometro, però non è riuscito a esprimersi per tutto il periodo della sua carriera, che ha finito un po' troppo prima. Era più magari qualche giorno poi lo intervistiamo molto, anche perché rappresenta un altro mito di quel periodo, Franco. Dico, ma cosa ti è mancato per vincere un Giro d'Italia? Ho detto i primi anni dal 64 in poi. Il 64, io il primo giorno del Giro d'Italia, si partiva da Merano, si arrivava a Riva del Garda. Quando siamo arrivati a Trento si faceva una salita per scollinare e andare dall'altro versante, e mi è preso questo attacco di cuore, mi sono dovuto fermare. Quando sono ripartito, dietro di me c'era un gruppo di 15 corridori, e allora mi sono messo con loro e sono andato ad arrivo con loro, e eravamo 130 partenti, e nel finale ho detto: voglio fare uno scherzo così a me stesso, volevo provare una prova di scaramanzia. Siamo 130 partenti, noi siamo gli ultimi 15, voglio arrivare in coda, e arrivo 130esimo. Infatti sono arrivato 130esimo a 10 minuti e mezzo, 11 minuti. Addirittura. Io ho finito il Giro d'Italia a 10 minuti e 40 da Anquetil, in ottava, decima posizione. Questo ti dice che io i primi giorni non potevo lottare per il Giro d'Italia, perché i primi giorni perdevo quasi sempre dei minuti. Giuseppe. Ogni volta ho perso tanti minuti, è stato nel 64, il primo anno dopo, mi sono salvato non ho perso minuti i primi giorni, ma qualcosa avevo perso anche quell'anno lì, insomma, ecco. Poi a tre anni mi ricordo quando si arrivava la prima tappa a Cosenza, a Potenza, due volte, e sempre la prima tappa perdevo sempre qualche minuto, 5, 10, 15 minuti, e quindi non potevo fare la classifica. Poi dopo è arrivato il 68, ma dal 69 io non avevo più la mentalità di fare le corse a tappe per la classifica, logicamente. Ormai capivo le mie possibilità, quindi cercavo di sfruttare le cose che mi riuscivano più facile fare. Perfetto. Io starei in rigoroso silenzio ad ascoltare per ore e ore Franco Bidossi. Come la sì, ma qualche scorsa domanda la devi pur fare. Siamo come tutti. Come sono rimasto ammariato la scorsa settimana per quanto riguarda l'intervista che abbiamo fatto a Mario Beccia. C'era in chat privata un'amica mia appassionata di ciclismo, Angela, che mi diceva quanti anni aveva Franco Bidossi, perché ha una vitalità incredibile. E sono andato a vedere su Wikipedia e a settembre ne fa 81. Segno questo. No, non è vero, hanno sbagliato, ne fa 71. 71, va bene, lo stesso. No, 61, 6-1. Addirittura ora scendiamo a 5-1, ora scendiamo che praticamente ha la mia stessa età, no? Ne fa 81, ed è una vitalità incredibile. Segno questo, che la bicicletta non fa bene soltanto ai glutei, perché molti dicono che rassoda il fondo schiena, ma fa bene anche all'età, perché ricordo un siciliano che ieri ha fatto il compleanno, abbiamo intervistato io e Nunzio nel nostro programma Girando e Rigirando, che è Carmelo Barone, che ne fa 65, ed è un altro giovanotto, come lo è Mario Breccia, che ha fatto 65 anni. Perciò diciamo che il ciclismo fa bene anche all'età anagrafica, ecco. Inerente al suo problema cardiologico, come lo ha riscontrato? Cioè, come è venuto a sapere di questo problema che lui aveva al cuore, e che poi l'ha fatto diventare ovviamente il cuore matto per antonomasia del ciclismo? Sono stati i primi anni da professionismo, o già in attività giovanile tu avevi riscontrato questo tipo di problemi? Allora, io già a 18 anni... Comunque, Franco, scusami, confermi che a settembre fai 81 anni, giusto? No. Io ne ho fatti 80 a settembre passato. Fantastico, giusto puntualizzare. Allora, perciò la nostra amica Angela sarà sicuramente. Allora, vedi che questa è sapienza toscana, è furbizia toscana. Sì. Assolutamente no, diciamo,
fino a 10 anni fa qualcuno mi diceva: ma tu hai 10 anni meno, ma che 60 non ne dimostri neanche 50. Io ci credevo. Ora quando mi vedo qua, quando mi vedo ora qui, quando mi viene l'immagine, non dico no, ora ne hai veramente 80, ma forse qualcuno più, anche perché fisicamente ora non mi sento troppo bene rispetto a qualche anno fa, ora è un periodo tra l'altro che il cuore mi dà un po' fastidio, e lasciamo stare. Volevo dire, diciamo che a questa gara che si faceva nei dottori di Firenze, mi ricordo, si fa dopo poco la partenza, a un certo momento mi sento sentivo che non andavo, no? Mi sentivo così, mi sono staccato dal gruppo e stavo lì, poi mi sono ritornati, mi veniva un extra sistole, però il cuore dopo mi dava veloce, no? E poi mi è ritornato a posto, e quindi mi prendeva pochissime volte in questi 3 o 4 anni da dilettante poi che ho fatto, però qualche volta mi prendeva e capivo dentro di me, dicevo: ma io con questo problema non posso mica fare il corridore professionista, dove vuoi che vada? Nei professionisti, sai, nei dilettanti ti salvi in un modo o in un altro, ma nei professionisti sei un uomo finito, non puoi fare niente, no? Però insomma la cosa è andata avanti, io ho cominciato a correre nei professionisti con questo problema e ho fatto tutto quello che potevo fare, però non ci si rendeva conto di cosa era, che cosa succedeva di preciso, perché gli esami che si facevano allora era un elettrocardiogramma, ma nell'elettrocardiogramma se non mi prende l'estasistole non si vede nulla, perché il cuore va via normale, regolare. Allora come è successo? È successo che io nei periodi in cui non c'erano gare, mi ricordo che anno era, 66-67, stavo seguendo per allenarmi un gran premio Città di Empoli di dilettanti. I giudici erano abbastanza bravi, mi lasciavano stare in coda all'ultimo corridore, io non davo noia a nessuno, stavo lì dietro, facevo la gara in il gruppo, poi magari in salita si frazionavano, tanti si fermavano, io andavo avanti e stavo sempre da una parte e facevo questo allenamento. Mi ricordo che siamo arrivati al paese lì, dove comune dove io abitavo, Carmignano, io abitavo a Camaioni, una frazione di Carmignano, e si passava con la gara lì da Carmignano, poi si sceneva nel versante di Empoli, e a un certo momento era un allenamento dietro la gara dei dilettanti, mi allenavo, a un certo momento mi ha preso questo attacco di cuore. Fortunatamente, come medico sportivo, c'era il dottor Falai, che era in medio, era già arrivato un medico alla Pilotex, l'aveva portato Giuseppe Grassi, un corridore che aveva avuto come medico questo dottor Falani quando correva per la Salco di Empoli dilettante, e quindi perché non portiamo il Giro d'Italia il dottor Falani, uno bravo appassionato. Allora c'è il dottor Falani, medico di corsa, io ho perso una posizione, sono andato alla macchina e ho detto: mi prenda il polso. Quindi mi ha preso il polso in mano e ha visto che le pulsazioni andavano a 220, allora si è capito che quando mi prendeva questo estrasistole sotto sforzo andavo in tachicardia parossistica, e allora si è scoperto quello il male che era. Ma prima non si sapeva nessuno, perché mi fermavo, non mi fermavo, invece mi prendeva a piedi una salita e cominciava la salita, piano piano le gambe mi gonfiavano e diventavo pallido e tutte queste cose, e mi staccavo, no? Prendevo le ruote dall'ultimo, mi passavano le macchine, poi tiravo da una parte, mi fermavo, e dopo un po' sentivo che stavo bene, però ormai giravo e andavo, se erano vicino a casa giravo e andavo a casa senza andare ad arrivo. Insomma, mi è successo 2 o 3 volte al Giro della Toscana che mi sono sempre ritirato a 30 km da casa, per dire, no? E attaccavo una salita e mi prendeva questa faccenda qua e mi fermavo e tornavo indietro. Invece andando al Giro d'Italia non mi ritiravo, mi fermavo e poi ripartivo, perché non volevo andare a casa il primo giorno, no? E lì si poteva arrivare anche in ritardo, e dopo 3 giorni ho capito al Giro che non mi prendeva più. Poi alla fine nel 68 non mi prendeva più in corsa, e mi prendeva magari mentre prima di partire eravamo in albergo e mi mettevo pantaloncini, magari per l'estrasistole mi vestivo e sparivano le estrasistole e andava tutto bene. Sono stato un mistero. Ora invece in vecchiaia, insomma, perché fammi vedere come sono, brutta faccia, ma la vedete tutta, come la vedete?
No, vabbè, la vedo vecchia. Ora invecchiando, mi sono venuti più esasistole, e quindi che cosa mi comportano? Tante esasistole mi comportano facendo un movimento o degli sforzi, così mi viene un po' da affanno. Se fai le scale, una volta le facevo per allenarmi durante l'inverno, le scale su e giù per fare un po' di forza nelle gambe. Ora le faccio un ascensore. In giù posso andare in giù a piedi, ma sotto non è un ascensore. Ma vai in bici ancora? Qualche volta ci vai in bici? No, sono 3 anni che non vado. No, vado con quella da passeggio. Ora sì, l'anno scorso, l'anno passato non siamo andati al mare. Al mare 3 mesi, andiamo lì al Lido di Amore, faccio delle gelatine in bicicletta da passeggio. Mi muovo solo per andare al circolo a giocare a bocce. Ora gioco a bocce, avevo cominciato a giocare a bocce. Ma sei stato campione italiano? Anche le bocce, È stato campione italiano? Sì, ma ho vinto. No. Quando ho cominciato, nelle bocce c'erano le categorie. Quando uno comincia a serie D, no, categoria D, poi C, B e A. Io ho cominciato nella D, nelle gare ufficiali, e ho fatto secondo il campionato italiano di D. E mi ha battuto un ragazzo giovane di 20 anni, 25 anni, che aveva fatto gareggiato qualche anno prima, poi ha ricominciato dalla categoria D. E dopo, a fine stagione, c'era a Rieti, c'era a Terni o a Rieti, io non mi ricordo, a Rieti, c'era il campionato italiano over 60. Sono andato lì, singolo, e ho vinto quello lì, ho vinto il over 60, e secondo con quello italiano, ma categoria D. Però dalla D sono andato in C, l'anno dopo sono andato in B, e l'anno dopo ancora in A. Quindi, cioè, mi sono applicato, mi piaceva, mi divertivo, e applicandomi, se avessi giocato da giovane, sarei stato un buon giocatore di bocce. Poi Franco, Nunzio, qualche Franco, volta... Franco, siamo, Franco, qua siamo 3 giornalisti, il titolo che ci verrebbe dopo queste 3 dichiarazioni, campioni si nasce, perché dove ti metti veramente riesci a primeggiare. No, Giuseppe, scusami, visto la bellissima domanda che ha fatto il nostro amico Nunzio a Franco, poi un giorno invece di fare il programma Un Uomo Solo al Comando, faremo Una Boccia Solo al Comando. Perché comunque ci occuperemo anche di bocce. Poi ho fatto anche, no, devo dire che io, quando mi dicono ma quanti campionati hai vinto, io sto toccando in modo in qua ogni tanto mando della roba e mio figliolo me l'ha levato. Ma quanti campionati italiani hai vinto? Devo fare il conto, perché ho vinto un campionato italiano a squadre a 18 anni, eravamo 4 a cronometro quando ero allievo. Poi ho vinto 3 campionati italiani professionisti. Poi ho vinto 2 campionati italiani di ciclocross. E poi ho vinto 2 campionati italiani a squadre. La domanda ora nasce spontanea. Ed anzi, in realtà è un pallino di Giuseppe Girolamo, ma magari vi anticipo io quello che stavo per dire. La multidisciplinarità nel ciclismo è un tema che Giuseppe ha molto caro, e più volte nel nostro programma richiamiamo questo concetto. Oggi quanto è importante? Cioè? Fare ciclocross, mountain bike, strada, quanto è importante oggi? Considerando Van Aert, Van der Poel. Oggigiorno ci sono tanti atleti, a cominciare da Sagan, Stibar, poi altre persone, che hanno fatto da giovani o mountain bike o ciclocross, eccetera. Ma è importante, io ho cominciato, avevo 35 anni, 36, quindi, ma era tardi, adesso si parte a tutta, è un'ora, e quindi devi essere pronto, sveglio, giovane, eccetera, eccetera. Ma sono sicuro, cioè, gli ultimi anni, io facevo ciclocross d'inverno perché ritenevo, e ritengo, che se sia utile, perché prima stavamo troppo tempo senza la bicicletta, si finiva in Lombardia, si andava al letargo, e la bicicletta la riprendevamo i primi di gennaio, quindi ci stava 2 mesi e mezzo senza bicicletta, quindi era più lungo ripartire. Invece, facendo un'attività del genere, io ritengo che tanti parlano, a parte ora sì, siamo nella scientifica, no? Quindi non si può, quello i watt, una cosa un'altra, i watt di quanto devono andare sopra e sotto. Ma io credo che un atleta, prendiamo il ciclista, no? Può gareggiare tutto l'anno, fa un intervallo
di riposo di 15 giorni, una settimana proprio si rilassa, poi qualche passeggiata e poi ricomincia a allenarsi, ritrova la forma presto, recupera e può andare avanti tutta la stagione. Mentre sono dei momenti che puntavano a un obiettivo al Giro di Francia e partivano appunto all'obiettivo di Francia da quando partivano dalla Riviera, per dire le prime gare in Riviera. E invece per conto mio basta fare uno strappo di 15 giorni, riparti, hai già la muscolatura a posto, non ti è successo niente. E in 15 giorni ne trovi la condizione. Per Franco, scusami. Quando stavamo preparando la puntata, mia figlia che ha 16 anni e che non conosce ovviamente il ciclismo, ho fatto vedere la tua gara, no? Tant'è che poi quella, il secondo posto al mondiale di Gap. E lei mi ha detto, dice, questo signor Bitossi mi fa molto tenerezza, perché comunque diciamo che rappresenta, no? Uno sconfitto che comunque entra nella storia. E lo abbiamo detto poco fa, come sei stato sconfitto. Però spesso i secondi, no, fanno innamorare il pubblico, forse più dei campioni, che spesso vengono anche odiati. Pensiamo a Poulidor, no, l'eterno secondo, ma ce ne sono tanti altri. Io però ti volevo fare una domanda. Tra le tante classiche che tu hai corso, qual è quella più bella, quella che comunque ti dava uno stimolo maggiore, vuoi anche per il contesto territoriale, per la morfologia del territorio, per la storia, no? Si parla spesso della Milano-Sanremo, ma in realtà io credo che più della Milano-Sanremo ci sono le grandi classiche del nord. Qui ovviamente invito a nozze l'espertissimo che è Giuseppe Girolamo, però lo chiedo, Franco, perché tu comunque hai fatto tanto al nord. Sì, ma allora io al nord potevo andarci nelle gare di un giorno solo dopo il 1968, da 69 in poi. Fino allora ho provato. Io ho fatto una freccia pallone, mi sono fermato 10 volte. 10 volte fermo, 20, 30, 40 secondi e ripartivo. 20, come si fa a poter puntare alle classi in quel momento lì? Quindi ci sono riandato poi dopo, quando il cuore era a posto, e diciamo che ho fatto due rubì a 24 e 25 anni quando ero alla Chic. Tutte e due le volte ho iniziato il tratto brutto in prima fila, nei primi 10. La prima volta era nevicato, si era sciolta la neve, c'era una strada bianca a spiena d'asino e tutti cadevano davanti. Avevo 10 corridori davanti, boom, 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 mi sono rimasto solo io davanti. A un certo punto sono scivolato anch'io, non ho visto più nessuno. Dire, no? Poi un'altra volta eravamo già una trentina dopo il primo sfoltimento, ho forato e non ho rivisto più nessuno. Quindi ci vuole anche un po' di fortuna. Poi a quel punto lì ormai l'ambizione di fare grandi cose, no? Mi rimane solo niente. Quella 69, quel giro delle Fiandre, sono andato forte anche a una Liegi Bastoni Liegi, a una Coppa Vallone, ma ho fatto solo un piazzamento senza ottenere di più, perché ormai non erano più le mie gare quelle lì, ecco, ormai ero fuori. Io ho una gara che ricordo particolarmente, è il Giro di Lombardia, perché io l'ho vinto nel 67, sono arrivato secondo nel 68, l'abbiamo buttato via io e Merse, perché ci ha ripreso lui a 2 chilometri all'arrivo. L'abbiamo lasciato andare e poi ho fatto un terzo, insomma in 5 anni ho fatto 2 primi, 2 secondi e un terzo al Giro di Lombardia, ero sempre il primo degli italiani. Quella era la corsa che mi piaceva di più, in cui io riuscivo a esprimere le mie qualità, quindi salita, percorso duro, selezione, ho vinto in volata con Gimondi, ho vinto da solo e l'ho perso poi con gli altri. Giuseppe, intanto non so se riesci a vedere, Franco, questa foto bellissima, sì, il processo alla tappa. Riesci a vedere questa foto? Ci sei tu, il grande Gimondi? Sì. E Gianni Motta. Gianni Motta.
Moto a maglia rosa. Sì, bravo. Probabilmente sarà il 66 questa, sicuramente. Sì, sì, e Torriani. Ecco, che fascino hanno queste foto e quanto ti danno da un punto di vista umano? Beh, sono dei bei ricordi, sono dei bei ricordi, mi fanno ritornare a quel periodo importante. Qui erano gli inizi proprio della carriera, quasi, no? Beh, 66, era ancora, non ero ancora sicuro di me, ma il 100%, anche questa, qui sono la maglia di campione italiano. Perché la maglia dentro? Dove siamo? Siamo, non mi ricordo che gara è questa. Ma qui c'è Gimondi, io vedo Gimondi. Io lo so, appunto, ma è una gara, non è per una gara per il campionato italiano, perché sennò non avrei la maglia addosso. Forse, non so, siamo io e lui, questa non so davvero di dov'è. E niente, sono ricordi belli che uno non può dimenticare assolutamente, insomma, ecco, essere in televisione, le interviste, il processo alla tappa, sono momenti che ricordi volentieri, insomma, ecco. Nunzio, Giuseppe. 1976, Giro d'Italia parte da Catania. Ed è uno dei momenti più brutti nella storia del Giro d'Italia in Sicilia. In quel giorno, che ricordo hai? Tu ti ritirasti quell'anno dopo 7 tappe. Che ricordo hai di Sant'Esteban? Di cosa successe? Mi ricordo Sant'Esteban, che io avevo conosciuto alcuni anni prima, nel 70-71, quando ho vinto in Catalogna. E l'ho trovato a questo Catalogna, a questo Sant'Esteban. Era un ragazzo semplice, era proprio un ragazzo alla buona, che aveva tanta forza, spingeva di forza, si vedeva che non era un grande esperto della bicicletta. Infatti mi ricordo, abbiamo fatto una gara prima di Catalogna, lì a una cittadina lì, mi ricordo ora, a Manresa, si arrivava in un viale centrale. Diciamo si facevano entrare in un viale dove fanno la passeggiata la sera e le persone, no? E quindi lui è andato in fuga e ne parlavano gli spagnoli, no? E quindi questo Bonaccione così ha fatto tutta questa fuga da solo, tanti chilometri, poi l'abbiamo preso nel finale e insomma da lì si capiva anche come correva, gli piacevano andare in fuga, essere là davanti. E quella morte a quel Giro d'Italia lì ci sono rimasto male, perché era una persona che conoscevo abbastanza bene e ci avevo corso insieme qualche anno prima, e capivo che probabilmente aveva qualche problema per la bicicletta. Sapere guidare la bicicletta era uno che dava tanto di forza, però non era padrone assoluto della bicicletta. Poi ora non mi ricordo l'incidente, se ha sbagliato strada, se è scivolato, se è andato dritto. Questo non me lo ricordo. È una curva da Sant'Antonio, una curva bruttissima, dove ancora oggi tu immagina, comunque vanno in difficoltà anche le macchine, quindi. E lì c'è il monumento di Sant'Esteban. Hanno fatto bene a fare il monumento, perché se lo meritava, perché era una bravissima, semplice e bravo, però vedi come vuol dire. Destino. Franco, scusami, noi ti abbiamo chiesto per questa giornata di Pasqua un'ora, siamo a un'ora e venti e noi siamo completamente imbalsamati. Dovete darmi quei 20 minuti in più, dicono. E vabbè, come di soldi. Sì, va bene. Dico, l'importante se tu vuoi... di non avere annoiato le persone, magari ci guardano. No, assolutamente, siamo letteralmente presi. La Sicilia, cioè, ricordo bello quello dell'Etna, poi non ce n'ho altri tanti belli, no? Ho fatto delle buone corse, ho lottato, mi ricordo anche quando si faceva le gare lì a come si chiama vicino a cosa? Era vicino, il Pantalica, il Giro dell'Etna. No, a Siracusa si faceva una gara lì vicino. Il Pantalica.
Pantalica. Sono fatto 2 o 3 volte quello lì, e poi vari circuiti anche lì a Cossoli, a Cicatena, a Citressa, quelle zone lì, e niente, però... Ma c'era anche il Giro di Sicilia, ti ricordi, Franco? Ho fatto il Giro di Sicilia, ha vinto Saronni, sì. E io ho tirato la volata, una tappa, correvo nella Vibo nel 77, a Borgognoni, ho fatto vice Borgognoni una tappa, e non sono andato bene anche lì, ma ho fatto una buona gara. Dai. Franco, chi è stato il tuo compagno di squadra più fedele e che ricordi con più affetto? Ma fedeli, no? Ce ne ho avuti diversi che sono stati fedeli con me, specialmente toscani, no? Ho avuto, per esempio, Chiarini è uno che ha avuto figlio e ha corso il periodo con De Luca, in squadra con De Luca, Chiarini, andava abbastanza bene, anche era un ragazzo volonteroso, ora credo faccia mountain bike ancora, e noi abbiamo corso da dilettante insieme, poi anche da professionisti, una decina d'anni, 8-9 anni, insomma, quindi siamo rimasti buoni. Poi altri come Giuseppe Grassi, Spinelli, i toscani che hanno corso con me, insomma, sono, li ricordo bene. Poi anche gli altri di fuori, come Ugo Colombo, che ci ha lasciato 2 anni fa, è stato, oltre ad essere un corridore forte, insomma, è stato una persona onesta, leale, insomma, che ci siamo aiutati a vicenda, insomma, perché io ero contento quando vinceva un compagno di squadra, e se poteva vincere un compagno di squadra io gli davo il mio contributo, se poteva vincere, insomma, ecco, gli davo una mano, non ero geloso se vinceva il mio compagno di squadra. Io posso dire che ne ho fatti vincere tanti compagni di squadra, e quindi mi ha fatto piacere lavorare anche per gli altri. Avevo cominciato io a lavorare, a fare gregario per 2, 3, 4 anni, ho sempre fatto gregario, e quindi riconoscevo l'impegno che fanno i tuoi compagni per aiutarti. Va bene, altre domande, Nunzio? Giuseppe? Allora io ovviamente... vado a mangiare l'agnello. Ovviamente domandare qual è stato l'avversario più ostico che abbia mai affrontato, forse Franco risponderà in maniera, per quegli anni, scontata, ed è il Cannibale, è di Merckx. Perciò faccio la domanda, qual è l'avversario più ostico che tu hai mai affrontato in carriera? Più ostico? Io dovrei partire dagli italiani, ecco, dagli italiani per me ce n'erano diversi, insomma, ma quello più ostico di tutti per me, che aveva le caratteristiche per me, che era dura, e poterlo battere, perché aveva tutto, gli mancava, non era Motta, perché Motta mi poteva battere in salita, mi poteva battere in volata e mi batteva a cronometro, però mi battevo anch'io. Però scusami Franco, questa tua risposta stride un pochettino, perché in quell'epoca ovviamente il corridore italiano più in auge, il più forte, quello che anche contrastava in maniera abbastanza concreta il Cannibale Eddy Merckx, era Felice Gimondi, che tu tra l'altro, a proposito di classica e monumento, battesti per ben 2 volte, entrambe le volte nel Giro di Lombardia, 67 e 70. Lui fece secondo e tu vincesti quelle 2 edizioni del Giro di Lombardia. È strano che tu dica Motta, perché andando a guardare i palmarès dei due, cioè di Felice Gimondi e di Gianni Motta, probabilmente quello di Felice Gimondi, anzi no, probabilmente, concretamente, quello di Felice Gimondi è molto più concreto rispetto a quello di Gianni Motta. Che cosa ha avuto Gianni Motta? Perché non sei il primo corridore di quegli anni che mi dice che Gianni Motta poteva fare quanto e forse di più di Felice Gimondi. Che cosa gli è mancato, secondo te, per essere all'altezza di Felice Gimondi? Allora, io proprio tutto quello che gli è mancato non lo so di preciso. Comunque, probabilmente lui, non lo so, lui era un bravo ragazzo, e quando correva però era un po', no cattivello, ma insomma un po' presuntuoso, non lo so, era... perché è venuto fuori lui da giovane, subito è esploso come Gimondi, capito? Loro sono diventati campioni subito. Io, se sono diventato un mezzo campione,
ho dovuto lottare con me stesso, con i miei problemi, e sono arrivato tardi. Loro invece sono esplosi subito. E io ho detto così prima perché con Motta per me era più difficile vincere una gara normale. Poteva essere più difficile. Con Gimondi, se arrivavo insieme, ero sicuro che vincevo. La maggior parte, no? In volata lo potevo battere, in salita lo potevo anche battere, se c'era un arrivo in salita. E in Motta invece era più pericoloso. Magari ci siamo trovati non tante volte a lottare proprio per la vittoria in Motta. Però ci ho perso, mi ricordo che ho perso qualche volta, più di una volta. Ora, perdonami, Franco, una domanda a margine, poi... se mi permetti, Valentino. Una curiosità più che altro. Felice Gimondi è morto, ahimè, nel 2019 qui in Sicilia a Giardini Naxos. Lo salutiamo ovunque lui sia e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto al ciclismo italiano. Tu eri presente in quella nazionale nel 1973 quando Gimondi vinse a Barcellona quel titolo mondiale, sorprendendo tutti, una volata che sembrava persa in partenza, invece lui riuscì a spuntarla. Raccontaci quello che c'è stato, il dopo corsa, le feste della nazionale e l'incredulità forse di Felice Gimondi nel vincere quel mondiale. Sì, e allora ti devo dire che dopo c'è stata la festa, e anche lì c'è una storia, io sono troppo generoso, e allora ci rimetto tu. Mi faceva il giro dei Montjuïc, no? E si andava a regolari, era qualcuno in fuga, la corsa era languiva, insomma, no? A un certo momento, prima di passare dall'arrivo, si costeggiava lo stadio che c'era, mi ricordo se era quello di Barcellona, il comunale, cioè la nazionale di calcio. Zilioli, io sono in coda e vedo Zilioli che gli entra una carta nel cambio, e quindi cercava di togliere la carta dal cambio, ma non ci arrivava, con la mano doveva pedalare. Allora mi sono messo lì con lui, lo spingevo, e lui, mentre lo spingevo, lì si saliva anche leggermente, lui cercava di togliersi questa carta che gli è andata dentro. E infatti ci è riuscito a togliersela, però quando ha finito di togliersela, noi eravamo ultimi in coda. Guarda caso, quel giro si girava a un certo momento e iniziava la salita. La salita, c'è stata battaglia quel giro lì. Io dalla coda ho rimontato, quando sono arrivato in cima, che si scodinava, ero a 50 metri da quei 7-8 che erano lì. E dopo si cercava di rientrare, perché nella fuga c'era Gimondi, poi c'era Battaglì, e detto, ma Battaglì non vince, Gimondi con Mersi, con Mammarto, e cosa vuoi, e perde anche lui, no? Si voleva rientrare, poi invece è arrivato De Filippis, e mi ha detto, no, fermi, si collaborava con i francesi, no? Ma eravamo vicini, no, basta così, state fermi. Allora ci siamo fermati, la fuga è andata, e poi Gimondi ha vinto e ha sbugiardato un po' tutti. Siamo rimasti felici che abbia vinto, però bene. Io potevo esserci anch'io quel giorno fra i sette lì, se non mi mettevo a aiutare Giglioli a togliersi la carta dal cambio e iniziare la salita in ultima posizione. L'avrei iniziato davanti, non dietro. Invece, per dire, tante volte nelle corse basta una piccola cosa che ti fa perdere tutto. Bene, allora io direi di chiudere. Intanto ringrazio. Scusa, Valentino, però i giornalisti siciliani al grande Bidossi devono chiedere un parere sul nostro grande campione. Io ti chiedo su Nibali il tuo giudizio e se ancora può vincere. E su Visconti e Damiano Caruso, il tuo parere spassionato da diciamo che ho conosciuto meglio Visconti e Nibali perché correvano in Toscana, quindi c'erano gli scontri fra di loro, anche mi ricordo quando erano dilettanti eccetera. Nibali ora il giro penso sia duro, possa rivincere un giro, però c'è classe e può darsi, avendo un'esperienza grande, penso sia capace di capire se c'è ancora delle possibilità, lui lo dovrebbe sentire dentro di sé, e se ci sono lui le tirerà fuori in ogni modo. Però io da qui, dipende da quelli che vengono a Giro d'Italia, che parteciperanno a Giro d'Italia, è importante le persone che ci saranno. Comunque, nonostante questo, Nibali è stato un grande, l'ha buttato via
delle vittorie già fatte. E questo, se devo dire una cosa, per me ha sbagliato. A Firenze, a rischiare andare in terra, e ha rischiato con l'Olimpiade già in tasca a voler staccare, oppure quell'altro che gli diceva vai giù, dopo tu vinci sicuro, tu scollini, poi tu parli in discesa, tu stacchi tutti, quando poteva vincere tranquillamente anche in volata con quella gente. E niente, quindi ha fatto due grossi errori lì, per il resto poi ha fatto una carriera incredibile, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi che gli vuol dire? Possiamo fargli gli applausi e basta. Visconti, nonostante tutto, continua a correre ancora, ottiene risultati, anche l'anno scorso è stato un bel corridore, ha tenuto alto anche lui il nome della Sicilia e abbia fatto una carriera generosa e decorosa. Non posso dire altro. Bene, e allora questa volta chiudiamo davvero. Intanto Caruso l'ho seguito meno, questo Caruso ormai io, sai, la seguivo solo per televisione per telegiornali, quindi lui l'ho seguito un pochino meno, però ho visto che Caruso è un corridore forte, è stato una spalla importante per vari corridori, insomma, e quindi è uno che ha tenuto alto il nome del ciclismo italiano, insomma, perché tra l'altro poi ci sarebbe anche di parlare anche di altri ciclisti siciliani, ma è troppo oggi, tardi, come Corrieri, oggi, no? Oggi secondo posto di Filippo Fiorelli, attenzione, terzo risultato, oggi ha fatto il secondo posto all'Adria Cup. Quindi, sì. Grande risultato. Filippo Fiorelli, nuovo palermitano, velocista della Bardiani. Di Ficarazzi. Esatto. Mi fa piacere. Franco, intanto ti ringrazio anche i miei due amici siciliani, giornalisti, competenti e anche loro questa sera, sinceramente, questo lo dico con grande certezza, si sono fatti prendere un po' più che dalla matita e dalla penna, forse, e dal taccuino, forse dal cuore. Abbiamo parlato questa sera con un grande personaggio, un grande uomo. Un personaggio, ma che personaggio? Io ho fatto il contadino 20 anni dopo, anche se non come ero... Come diceva mia figlia, quest'uomo fa tenerezza, ma non solo tenerezza. È stato un piacere parlare con lui. Forse sinceramente ti dobbiamo chiedere scusa perché ci siamo dilungati un pochettino, ma tu ci hai portato con la tua... Con la tua bontà e semplicità e capacità di raccontare le cose e verso confini che abbiamo dovuto allargare con il nostro tempo. Ti ringraziamo, è stata una serata bellissima, buona Pasqua a te e famiglia, ora ti do la parola e chiudi tu. Io vi ringrazio di questo invito, e posso ringraziare solo voi, spero di essere stato utile per qualche cosa, qualcuno ci ha seguito magari si può ricordare, qualcuno si ricorda ancora di me, e che devo dire, vi ringrazio e ricambio i saluti e la buona Pasqua, che siamo a fine giornata, ma che tutto vada bene, che questo sistema, questo virus che ci ha un po' martoriato da più di un anno, se ne vada velocemente. Io mi sono vaccinato con la moglie giovedì scorso, sono 3 giorni, probabilmente i giorni devo fare la seconda iniezione, e speriamo che tutti in Italia, quelli hanno bisogno, principalmente noi anziani, gli anziani dovrebbero essere messi in condizione di essere a posto, di perlomeno che questo virus non li faccia andare via, e poi dopo che la vita riprenda a scorrere come era una volta. Speriamo che ci venga tu a trovare in Sicilia. Ma sai, in aereo forse ce l'arrivo, neanche in macchina non ci arrivo più, ce la faccio più. Ok, auguri a tutti, è stata una bella serata. Grazie, buonasera, saluto a tutti. Buonasera a tutti, grazie Nunzio, grazie Giuseppe e grazie Franco. Grazie, buona serata. Voi.